Assessore Bobbio, ce la faremo a rivoluzionare, o meglio, a riformare questa formazione professionale in Toscana? Certamente sì. E oggi è un passo importante in questa direzione. Dunque, la riforma che proponiamo si articola in due gambe: una parte che riguarda più la scuola e dunque la formazione iniziale, la formazione dei ragazzi, di coloro che sono ancora studenti, e poi la formazione, la seconda gamba, la formazione per gli occupati e i disoccupati. Oggi portiamo in consiglio una proposta di legge per la riforma della formazione che riguarda soprattutto i disoccupati e gli inoccupati, e questo al fine di spendere al meglio le risorse che abbiamo, secondo il principio per cui le risorse della formazione e gli interventi della formazione servono per creare lavoro. Perché fino adesso francamente il gap era preoccupante, si spendeva un tot di soldi in formazione però non si aveva la ricaduta pratica in occupazione. Ma in alcuni casi la ricaduta pratica c'era e c'è. La questione è, noi vogliamo monitorare attentamente quali sono le ricadute pratiche, quindi vogliamo fare un monitoraggio degli effetti della formazione sullo stato di occupazione delle persone e utilizzare questa informazione per renderla sia disponibile ai cittadini in maniera tale che possano fare delle scelte consapevoli, e sia per noi al fine di programmare quegli interventi che sono più efficaci. Questo poi è accompagnato da un'opera che serve per cercare di stringere, di mettere insieme formazione e lavoro affinché la formazione sia effettivamente orientata al lavoro.